Emoji e il viaggio sono due attività laboratoriali che fanno parte del più ampio progetto di prevenzione Build the Future, che è un progetto promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche di Macerata, dell'ASUR, e in collaborazione con l'associazione Glada Dollus. Grazie alla sensibilità del Comune e alla sensibilità delle insegnanti della scuola primaria di Appignano è stato possibile far conoscere ai bambini e alle bambine questa realtà, questo progetto. E cerchiamo di far capire a tutti gli altri qual è quell'emozione. Una cosa che colpisce sempre anche a noi operatori è in tema proprio di emozioni, è come a un certo punto durante questi laboratori ci sia questa esplosione in qualche modo di emozioni, che sono non solo quelle dei bambini e delle bambine con cui andiamo a lavorare, ma sono anche quelle di noi operatori, quelle degli insegnanti, delle insegnanti che partecipano e perché no, anche dei passanti che in qualche modo hanno potuto vedere il lavoro dei bambini proprio mentre si stava realizzando. Questa penna mi rappresenta, perché? Perché non è una penna normalissima, è una penna con tre colori, il rosso, il blu e il nero. Mentre Mojimi è dedicato alle quarte elementari, il viaggio è dedicato alle quinte elementari e tratta proprio della tematica del cambiamento, il cambiamento che molto spesso fa paura e infatti è una delle tematiche che noi proviamo a indagare il più possibile con i ragazzi, sia delle paure che riguardano loro stessi, che riguardano gli altri o appunto in previsione di un grosso cambiamento che avverrà nella loro vita, ovvero il passaggio alla scuola media. Che sapete è questa, che dobbiamo partire. Basta. Questo intervento è strutturato anche questo in due incontri e prevede una parte di indagine, diciamo così, e una parte molto più espressiva. E tre. Tutti numeri uno. Qua. Noi del team creativo ci occupiamo delle trasformazioni, quindi di come tradurre le idee delle bimbe e dei bimbi in una trasformazione di un luogo che per loro è importante o un luogo in cui loro non si sentono a proprio agio e che vorrebbero cambiare, vorrebbero farlo proprio. E, la cosa
molto emozionante di fare questo lavoro è vedere come loro non abbiano assolutamente nessun limite nell'immaginazione e quindi come possano fare dei piccoli progetti sui luoghi che andremo a trasformare in cui danno sfogo a tutta la loro fantasia. Quando siamo andati nella scuola di Appignano avevamo già parlato con il comune e quindi avevamo più o meno in mente quali fossero i luoghi che potevamo andare a trasformare. E con i bambini e le bambine poi abbiamo fatto dei progetti, cioè loro hanno disegnato i loro progetti, li hanno riempiti di colori, facendoci immaginare così un luogo completamente diverso da quello che avevamo visto facendo i sopralluoghi. Il giorno della trasformazione siamo andati all'oratorio, che è un luogo che è molto vicino alla scuola. Il senso di quello che cerchiamo di fare è proprio quello di fare in modo che loro possano riappropriarsi dei luoghi che vivono.